in diretta qui dalla giornata dell'idea di Mantova e insomma dopo aver conosciuto un po' di addetti ai lavori finalmente insomma, andiamo un pochino un po' nel veramente quasi nel contesto proprio umanitario se vogliamo, nel senso che qui con noi c'è una abbiamo una sostenitrice se vogliamo una dell'Aide. Esatto, raccontaci un pochino cosa fai. Ciao, ciao, buongiorno a tutti. Mi chiamo Rosanna, sono parte del consiglio provinciale di Aido Mantova. Aido è l'associazione italiana donatori organi che si occupa di trapianto di cellule e tessuti. Mi hanno invitato oggi a parlare di trapianto per il dono, cultura del dono e pensiero del dono che a volte si perde. Fermarsi un attimo e pensare anche agli altri deve essere un gesto che salva la vita a tantissime persone. Io per professione mi occupo di dialisi, quindi lavoro in un reparto di emodialisi e potrei qui raccontare esperienza di gente, ragazzi giovani e quant'altro che aspettano effettivamente il trapianto e le aspettano come rinascita. Quindi a volte è una scelta che è consapevole da fare magari in un momento in cui la vita ci permette di farlo, è una scelta che può cambiare il futuro di molte persone e ed è un grande dono, è il vero aiuto agli altri, gratuito. Esatto, e se vogliamo proprio non ci costa nulla, come hai detto tu adesso, perché credo che effettivamente tutti noi ogni giorno potremmo dare di più e magari ci costa anche dare di più in certi contesti. Invece in questo caso possiamo dare molto di più senza avere chissà questo peso, questa spada di Damocle, perché effettivamente... Certo, è una scelta consapevole che basta semplicemente iscriversi. Sul territorio nazionale trovano i centri provinciali e ogni comune ha il gruppo comunale AIDO, quindi sono ben dislocati e decentrati sul territorio nazionale. È sufficiente iscriversi firmando al momento un atto quindi di volontà di donazione degli organi e poi viene conservato. Facessimo questa scelta, adesso io poi faccio un ragionamento sempre un po' più umano, no? Però pensa quanto, sono d'accordo con me, ma quanto anche dal punto di vista di mercato d'organi, no? Ci perde più perché c'è più la necessità di andare a ricercare disperatamente un cuore, un fegato, un rene, quant'altro, perché ci perde molta più, passami un po' la fortuna, ma l'offerta. Certo, certo. Che, no? Sì, la grande disponibilità permetterebbe innanzitutto di salvare un sacco di persone. Mi occupo di dialisi, quindi posso dire che in questo momento se pensiamo a tutte le persone che fanno dialisi in questo momento parliamo di più di 65.000 persone come se riempissimo la piazza Duomo di Milano. Se invece pensiamo tanto per il rene a quante persone stanno aspettando il trapianto e come se caricassimo tutti sulla nave di un altro mondo, la nave a crescere per un altro mondo. Mamma mia. A volte il nostro ritmo di vita probabilmente non però ci sono tante storie, giovani e non, ci sono tante storie che potrebbero cambiare. Tante storie che noi vorremmo finisse, insomma, fosse la lieto fine, ecco, perché effettivamente c'è. E prima stavo spogliando la vostra produzione, cioè la donazione è veramente a 360 gradi per quanto riguarda. Alcune cose che possiamo fare in vita, come il sangue, come il midollo osseo, altre cose invece che, come dicevo anche tu, lo spianto degli organi. Certo, parliamo di espianto di rene, di corne, di cuore, tessuti, e comunque adesso si sta diffondendo anche proprio in tutta Italia un'iniziativa che si chiama Una scelta in comune, sì, dove è possibile recarsi agli uffici anagrafi dei comuni, sì, di residenza e decidere di donare gli organi, dietro poi la carta d'identità verrà scritto donatore di organi. Ma bella questa cosa, è che non lo so, cioè è molto più semplice, basta andare in comune. Esatto, sì. Si stanno attivando tantissimi comuni, oltre al gruppo di Aero
nata l'idea, adesso vado con quella la camera che ci riporta in diretta sui social, sulla radio, quindi sono andato in idea, ho chiamato la comunità delle regioni per lottare, perché ovviamente qualcosa di cui c'è bisogno. E se volessero contattarmi, in realtà ci doveva, bastava, basta, non è che ho. Altrimenti informati su qual è il gruppo comunale presente in zona, o comunque ogni provincia ha un gruppo provinciale, quindi è sufficiente andare su internet, il gruppo provinciale, il gruppo alto della provincia interessata, vi saranno sicuramente molti. Noi ti ringraziamo per la tua presenza. Grazie a voi. Grazie quindi dallo staff di Radio Science, grazie ancora qui dalla giornata di Linea di Mantova che ci ha dato l'opportunità anche quest'anno di essere qui presenti. Ci trovate chiaramente su siti web radioscience.it e anche sui social come Facebook, come Radio Science. Ci trovate.